E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo Duendo con Paul Zane. Oggi andremo a parlare del primo approfondimento su iOS 13, ovvero il comparto audio, ma andiamolo a scoprire insieme. Scarica anche tu iUp Zane, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iUp Zane ed è disponibile anche per il tuo iPad. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e come ogni anno inizia la carrellata di novità, ma soprattutto di approfondimenti. Come ben saprete è già uscito iOS 13 insieme al nuovo WatchOS 6, insieme al nuovo macOS Catalina 10.15 e come ogni anno vi proporrò degli approfondimenti, delle nuove appunto novità. Scusate il gioco di parole, ma iniziamo con iOS 13. Ci saranno tantissimi video approfondimento su iOS 13, iniziando dalle funzioni più basilari come quella di oggi. Ed infatti ragazzi, andiamo a vedere subito tutte le novità per quanto riguarda l'audio. Allora ragazzi, eccoci qui, sono sul mio iPhone XS Max ed anche sul mio iPad Pro 2018, ma andiamo a vedere questa novità. Intanto ragazzi, vi dico che questa novità è disponibile sia per iOS 13 sia per iPad OS 13. Andremo a vedere le piccole differenze, ma praticamente sono impercettibili da un dispositivo all'altro. Ma andiamo a vedere di cosa parlavo. Allora, in pratica Apple ha modificato due opzioni all'interno del comparto volume, quindi audio dei nostri iPhone o dei nostri iPad. Il primo, la prima novità è inerente al tastino vibrazione, il tastino che abbiamo qui di lato, che una volta premuto, quindi attivata la vibrazione o disabilitata la vibrazione, attivata la suoneria, imposterà una nuova piccola schermata che prima non c'era su iPhone. In pratica, quando noi premevamo il tastino vibrazione, l'unica cosa che ci faceva capire che la vibrazione era attiva era appunto il segnale di vibrazione, perché una volta attivata la vibrazione vibra iPhone e poi che non suonava il dispositivo, e ovviamente vedendo anche il tastino che diventa rosso da questo lato. Ma non c'è un modo all'interno di iPhone di visualizzare questa impostazione. Adesso invece, ragazzi, c'è. Infatti io faccio un piccolo zoom e abilito la vibrazione. Guardate cosa accade. Ok, ci dice Silent Mode On. Io abilito nuovamente la suoneria e ci dice Ringer, quindi praticamente la suoneria attivata. Lo rifaccio nuovamente, vi faccio vedere anche il processo. Io attivo la vibrazione, ci dice Silent Mode On. Disabilito la vibrazione, mi dice Ring. Una cosa veramente veramente utile. Altra novità, adesso lo andremo a vedere anche su iPad, è appunto inerente all'abbassare e all'alzare il volume. In pratica adesso i tasti del volume hanno un nuovo pop-up. Io vi faccio vedere ragazzi sul vecchio iPhone. Un attimo che lo sblocco. Pardon, non volevo dire sul vecchio iPhone, anche perché è un iPhone XR, volevo dire sul vecchio iOS. Quindi abbiamo qui iOS 12. In pratica, quando premiamo il tasto del volume, alziamo ed abbassiamo, questa è l'immagine che ci viene mostrata, ovvero un quadratone gigantesco che si va a posizionare nella parte centrale, che copre praticamente delle icone ed è obiettivamente molto fastidioso. Tra l'altro vi faccio vedere on e off. Questa è la visualizzazione che avevamo prima, cioè molto scarna, molto brutta, molto molto non in stile Apple secondo me. Ma andiamo a vedere con iPhone XS Max e successivamente anche con iPad cosa cambia. Allora, noi alziamo il volume ed in automatico adesso apparirà un pop-up qui laterale. Faccio come al solito uno zoom, vado su, pop-up laterale, stessa cosa, vado giù, pop-up laterale. Ma c'è una piccola differenza, oltre che grafica, rispetto alla versione precedente su iOS 12, che se noi premiamo il volume e continuiamo a premere, ad esempio abbassando il volume, la barretta verrà rimpicciolita in automatico in modo tale da non ingombrare. Quindi avremo una barretta molto fina che ci permetterà di alzare e abbassare il volume. Non solo, c'è un'altra funzionalità all'interno di questa barretta che tra l'altro è stata scoperta da poco, perché non l'ho neanche menzionata all'interno della recensione ufficiale di iOS 13, che ragazzi vi ricordo vi lascio qui sotto in descrizione per poter andare a visionare più di 200 novità all'interno di iOS 13 e ovviamente anche su iPad OS 13. Ma dicevo, alzo il volume, vado sul menu e poi posso switchare alzando
ed abbassando manualmente il volume, ci dice volume altoparlante in questo caso, possiamo manualmente gestirlo noi. Una cosa veramente interessante è che se io faccio accesso ad un video su YouTube, ad esempio, o in qualche applicazione che sfrutta la landscape mode invece che la portrait, tutto cambia. Infatti vi mostro subito come funziona. Ok, sono sul mio video dove ho fatto appunto la recensione del nuovo iOS 13 nella sua completezza, ovviamente, metto in landscape, abbasso leggermente il volume e guardate cosa accade. In pratica ogni volta che alzo ed abbasso il volume appare una barretta, la stessa che vedevamo prima in portrait mode, ma nella parte alta, ragazzi. Cioè, veramente poco invasiva e fantastica, cioè... A me piace moltissimo, non è per niente male, soprattutto, ripeto, il landscape diventa molto più sottile, si mette sempre lì in alto, quindi veramente, veramente utile. Ma switchiamo e andiamo a vedere come si comporta su iPad, a vedere le differenze. Qui purtroppo non abbiamo il tastino per abilitare o disabilitare la vibrazione, quindi per poterlo fare bisognerà andare sul menu e premere il tasto sul Control Center, appunto. Ma il problema è che non visualizziamo, come su iPad, la scritta Silent On o oppure Ringer, quindi in questo caso non sapremo mai su iPad quando abbiamo attivato o meno la vibrazione, che ripeto non esiste su iPad la vibrazione, quindi il rimuovere solamente la suoneria. Ma comunque, stessa cosa qui, andiamo nei tasti del volume, premo il tasto del volume e in automatico in iPad messo in landscape funzionerà il volume in landscape, mentre se noi andiamo a prendere iPad in portrait mod ed ovviamente facciamo la stessa cosa, appare invece sempre in alto. Rispetto ad iPhone appare assolutamente in alto. Ovviamente iPad ha uno schermo molto più grande, quindi è chiaro che Apple cerca di ottimizzare al meglio lo spazio e secondo me lo fa nel migliore dei modi. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 100 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e ciao! Vuoi rimanere sempre aggiornato sul mondo Apple? Scarica la nostra app, la trovi qui sotto in descrizione. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.